Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Oggi sono sdraiato in un posto che non vi dico dove, che non ve lo posso dire. Comunque sono sdraiato. C'ho l'occhiale fugace da lettura, ora me lo levo, non me lo lascio, mi fa più intransigente, mi fa più intelligente, intransigente. Oggi di cosa voglio parlare? Oggi, visto che molti di voi mi hanno chiesto di recensire film oppure libri, intanto sto leggendo un libro sul metaverso, dice che è il più bel libro scritto sul metaverso, ma ho letto 40 pagine di metaverso che non so neanche cosa sia, ora mi informerò cos'è, non c'è scritto niente. Il libro parla di un professore appena trentenne, diciamo, di pianoforte. Che diciamo da quelle pagine che ho letto la sua vita sembra deragliata, si è lasciata con una ragazza, non vive più insieme a lei nel monolocale e la sua vita è un po' deragliata, vive in una stanza d'affitto e niente, si fa è molto problematico questo professore, molto dubbioso, molto sembra diventato un introverso, sembra soprattutto cascato in depressione, sai quando uno casca in depressione? E sta a guardare ogni piccolo dettaglio e gli suona male questo dettaglio, uguale, la solita cosa. Comunque non sto dicendo che il libro che sto leggendo, ma non è del libro che voglio parlare in questo video. In questo video si parla di The End of Fucking World, ovvero la fine di questo fottuto, del fottuto mondo sarebbe, tradotto in italiano. È una serie che ha due stagioni, almeno per ora due stagioni, ma è vecchia di qualche anno, quindi mi sa che la terza non l'hanno fatta ed è un vero peccato, che danno su Netflix. Ripeto il titolo, The End of Fucking World, ovvero la fine del fottuto mondo, tradotto in italiano. Di che cosa parla? Parla di un ragazzo psicopatico di nome James, 17 anni, e di una ragazza ribelle di nome Alissa, anche lei 17enne. C'è pochi mesi di distanza tra le due nascite di questi due ragazzi. E la serie inizia semplicemente. La serie si basa su loro che scappano di casa insieme. Si conoscono a scuola e lui psicopatico vorrebbe uccidere lei, ma semplicemente perché lui in passato ha ucciso tanti animali, conigli, cani, gatti, farfalle, topi, ragni, ha ucciso un po' di tutto, uccelli e viaggia sempre con un coltello lui. Lui è un gradevole ragazzo, pieno di capelli in testa, c'è quello, il fatto molto secco. Non è magro, è proprio secco, si vede costole e tutto. E lui si incontra a scuola con lei, che lei è invece una ribelle che vive con la sua mamma e il suo patrigno, perché il suo vero padre l'ha abbandonata, però ogni anno gli scrive una lettera di auguri per il compleanno. Questi sono i dettagli importanti per capire la serie. Un giorno si incontrano e per una serie di. Si incontrano a scuola, come ho detto, lei non usa il cellulare perché è contro la tecnologia, diciamo, non è contro la tecnologia, ma è contro l'essere uguale agli altri, l'essere omologata, è contro l'omologazione. Insomma, si incontrano a scuola e scappano, ora vi dico la trama che è questa, e scappano di casa e da lì iniziano delle avventure. Allora, la serie potrebbe considerarsi dark alla luce del sole, però non è dark nelle ambientazioni, è una serie quieta, cool, tranquilla, però è una serie, dicono che è una serie umoristica, in effetti un po' di umorismo c'è, ma è un umorismo nero, è un umorismo nero che può piacere o non può piacere, ma più che altro è un genere. Voi pensate che questa serie TV che ha due stagioni soltanto, e l'ho vista tutte e due, che poi durano poco perché sono puntate da 20 minuti l'una, quindi figuriamoci.
Questa serie TV è vietata ai minori di 16 anni e ha nella scritta in alto a sinistra violenza, che è il motivo per cui è vietata. Io non vi parlerò degli episodi fatti bene, però vi parlerò del genere, ecco, un genere che secondo me non piacerà a molti, però un genere che potrebbe ricordare delle avventure di chi ha letto di Bonnie e Clyde, Sid e Nancy, sai, Bonnie e Clyde, i due rapinatori degli anni 30 in America, oppure Sid e Nancy, che erano due tossici dipendenti, Sid Vicious, come si chiamava, del gruppo famosissimo, che non mi viene in mente, inglese, e la sua groupie, era diventata groupie personale, che si facevano di cocaina, eroina, insomma. Sapete meglio di me se siete dietro a queste cose. Comunque, è una serie, come vi dicevo, molto tranquilla per certi aspetti, perché è violenta per altri aspetti, però ci sono del pieno zeppo di battute e è anche parlato in terza persona, quindi non c'è solo il dialogo tra le due persone. O tra le varie persone c'è anche un James che racconta la storia sua e una Lisa che racconta scusate, la storia sua terza persona. Io da una parte ve lo suggerisco, però è una serie, sono sì, una serie TV di 2 stagioni che potrebbe annoiarvi, perché non è che succeda, cioè succede. Ecco, succede, quello bisogna dire che succede, è movimentata, però una movimentazione silenziosa, ecco, l'aggettivo adatto è silenziosa. Non c'è tanti personaggi, non si svolge in città con milioni di abitanti, svolge in paesini, luoghi isolati e questo è quanto. Insomma, se avete visto anche voi The End of Fucking World, ditemelo nei commenti, in italiano, a parte non l'hanno tradotto in italiano, io ho detto la traduzione in italiano dall'inglese, che è la fine del fottuto mondo, ma in realtà lo potete trovare solo come The End of Fucking World. È su Netflix, io mi sniffo i piedi, tanto per restare in armonia con me stesso. Comunque questo è quanto. Io vi auguro di averla vista, se no informatevi e guardatevela, anche se non è per tutti, lo ammetto, però per me.